Ciao a tutti, io sono Monica Baldo, sono un medico e Schiaccia. sono la mamma di tre Schiaccia bambini, tutti e bene. tre con disturbo dello spettro autistico. Derek di 6 anni grave, diagnosticato però solo l'anno scorso, e anche gli altri due diagnosticati l'anno scorso, gemellini di 4 anni, Colin e Liam, con disturbo dello spettro moderato e trilieve moderato. Due dei miei bambini non sono verbali, uno sì, in realtà uno dei gemelli sta diventando verbale, quindi siamo molto felici, le terapie stanno funzionando. Io faccio questo video messaggio per aggiornare tutte quelle persone che mi hanno chiesto com'è nata Roma. Io sono di Villafranca di Verona e sono stata invitata dal ministro Fontana, che ringrazio con tutto il cuore, da tutto il suo staff che mi ha accolto, dai tecnici che mi hanno accolto a Roma, per presentare un po' la mia storia e elencare una serie di Giusto, criticità che giusto, sono presenti Giovanna. sia nella mia storia Esatto. personale, nel percorso, diciamo, diagnostico e di presa in Esatto. carico dei bambini, Esatto. ma anche, insomma, situazioni che sono vissute da tantissime altre famiglie come la nostra, giusto Derek? Giusto Derek. Allora, giusto, il tavolo era un tavolo tecnico che si è svolto il 28 giugno a Largo Chigi. C'erano appunto tecnici e rappresentanti delle regioni. Sono cose uniche che sono state fatte. Hanno ascoltato la mia testimonianza. Si è ribadito che purtroppo sono cose sentite dalla diagnosi tardiva piuttosto che la mancata presa in carico del Sistema Sanitario Nazionale per mancanza di operatori, piuttosto che mancanza di insegnanti di sostegno perché la scuola è paritaria e quindi non gli viene fornita. Ce ne manca. Tantissime Ce ne manca. problematiche, per cui se vorrete mi chiederete, vi manderò il Prosecco. fascicolo che ho presentato a Prosecco. questo tavolo tecnico. Prosecco. Per cui diciamo nel concreto, tutti si sono posti l'obiettivo di Bravissimo. arrivare al clou e quindi Molto diventare bene. effettivamente, puntare effettivamente sulla praticità, Bellissimo. spiegandomi che molte leggi ci sono già, Quali sono? ma che per qualsiasi ragione, mancanza Sai? di fondi, piuttosto che di volontà, piuttosto che Dove di sei per morire? personale, non vengono applicate. E si trovano mille Dove sei per scuse. Basta morire? scuse. Dove Quindi, sei per morire? adesso i tecnici andranno Dove avanti cercando sei per di morire? ottimizzare le Senti, risorse, cercando di cosa spero che senti? rendere Come non più senti? pratiche e effettivamente Come non concretizzare le senti? Non lo risorse che so. ci sono e con obiettivi a breve, medio e lungo Seguiamo. termine. Ancora Voi bene? direte, l'hanno già Sarà rotti? fatto? Oh, per carità, Cosa vuoi ci hanno comunque? lavorato da tanto tempo, ma qua dobbiamo approfittare di tutte le occasioni possibili Seguiamo. e Ancora rotti? concretizzare il Sarà tutto il rotti? prima possibile. Cosa Molte vuoi cose comunque? sono state già fatte, tante, tantissime vanno Seguiamo. fatte. Ancora appena Chi ha vissuto sarà rotti? l'autismo 30 Cosa anni vuoi? fa sa che non è come lo si vive oggi, ma ancora le famiglie sono sole e hanno È bisogno di assistenza. giusto Infatti, quando si parla di che famiglia non e manca otto disabilità, certo, non tutte le famiglie hanno un disabile a casa, soglie, però anche noi che abbiamo dei disabili siamo otto prima di tutti oggetti una famiglia poi, e come famiglia ci devono aiutare. Una cosa molto importante che devo otto chiedere con questo messaggio a tutti voi oggetti, è quello che quando qualcosa non funziona, rivolgetevi alle associazioni nazionali, all'ANFAS piuttosto che all'ANCSA. Vi metterò dei link dove potete andare a recuperare delle informazioni anche a livello legislativo, cosa che neanche io sapevo perché purtroppo sono una neofita, anche se con l'autismo vivo a 360 gradi. Io stessa sono nella vecchia classificazione un Asperger e anche mio marito e noi non lo sapevamo. Ci siamo arrivati sempre l'anno scorso alla diagnosi e in più mio marito ha una malattia neurologica rara, per cui sta abbastanza bene adesso, però capite che siamo in una situazione abbastanza pesante e Correre. drammatica, soprattutto a livello emotivo. Giusto.
dobbiamo aiutare tutti i nostri figli allo stesso modo, con la stessa intensità, con la stessa forza d'anima, con la stessa passione. E non è sempre facile. Non è sempre possibile. Perché ci mancano le forze. Ed è difficile a volte essere una famiglia e il confine tra terapisti e genitori è estremamente sottile. Abbiamo creato un'equipe di specialisti perché il Sistema Sanitario Nazionale non riusciva a compensare e a supportarci in modo adeguato in quanto c'erano liste d'attese troppo lunghe, visto anche la diagnosi tardiva. Non potevamo aspettare. E in più avrebbero chiamato magari il più grave o i più piccoli, discriminando gli altri. E non riusciamo, perché noi dobbiamo fornire le terapie a tutti e tre. Però mamma, dai! Dai! Noi siamo pronti a questa sfida. Noi non chiediamo a nessuno che ci curino i figli. Noi chiediamo solo che ci vengano forniti gli strumenti per poterlo fare. Perché poi noi genitori ci lavoriamo e combattiamo per loro. Dateci gli strumenti. Quindi chiedo a tutti e a proprio tutti, a voi genitori, a voi educatori, a voi insegnanti, a colleghi medici, tutti voi fate presente alle associazioni nazionali, ai vostri dirigenti sanitari, ciò che non funziona, perché così avremo una mappatura del territorio reale di ciò che funziona oppure no. Perché su carta alcune regioni anche sembrano brillanti, peccato che non lo siano in pratica. Quindi dobbiamo assolutamente far capire ciò che funziona e non funziona, in modo tale che i tecnici possano operare in maniera mirata, concentrando le energie e non disperdendole. Quindi, mi raccomando, grazie a tutti di aver ascoltato questo messaggio, grazie di cuore ancora al Ministro Fontana che mi ha dato questa opportunità e di capire che questo è un problema che va al di là del partito, al di là dell'essere appunto destra, sinistra, centro. L'handicap non guarda di che partito sei, l'handicap non guarda se sei bianco, verde, rosso, blu, non guarda se sei ricco o povero. Abbiamo tutti bisogno della stessa efficacia di trattamento e presa in carico. Abbiamo bisogno del loro aiuto. Vorremmo non averlo mai dovuto chiedere, ma ne abbiamo bisogno. Quindi vi prego, a tutti, diamoci una mano, facciamoci forza tra di noi genitori e continuiamo a combattere nel modo più costruttivo possibile. È bravissima. Quindi vi metterò, voi contattatemi, io vi darò tutte le informazioni tra link che ho potuto recuperare in questa occasione che mi è stata data a Roma. Mi raccomando, non fatevi scrupoli appunto a chiedere e contattate l'ANFAS e l'ANSA per avere informazioni nazionali sul territorio e denunciare dove le cose non funzionano. A volte non è che non funziona tutto, ma solo alcune cose. In altri luoghi purtroppo non funziona proprio niente. Quindi mi raccomando, non fatevi scrupoli, parlatene, perché i nostri figli ne hanno bisogno. I nostri figli se lo meritano. Un bacio a tutti e in bocca al lupo. Combattere sempre e arrendersi mai. Giusto, Derek? Combattere? Bravo! Bravo, combattere? No! Ma come no? Combattere sempre e arrendersi? No! Mai! Mai! Bravo! Bravo! Combattere sempre. Arrendersi mai. Esatto. Combattere sempre. Combattere sempre. Sempre! E arrendersi mai. Bravo Derek! Vai, dammi un 5.